Vabbè, mi voglio dire che quando una squadra raggiunge l'obiettivo dovrebbe finire il campionato, perché insomma questa coda di stagione sta diventando un po' antipatica, obiettivamente. Ben ritrovato a Gigi Frisini. Ciao Gigi. Buonasera Noens, partita chiaramente due volte, primo tempo con un impegno, anche perché se spingevo un po' di più con la difesa che avevano loro era veramente proprio entrare in un panetto di burro. Poi secondo tempo la maggior parte dei giocatori sono rimasti negli spogliatoi. Purtroppo quando non hai la testa e ti rendi conto di aver fatto già molto, psicologicamente è chiaro che vai alla mercé degli avversari che effettivamente si giocava un'ultima carta, anche perché sicuramente avranno sentito anche i risultati, perché a quel punto loro stavano a 5 punti dalla Lazio, insomma, che poi la Lazio ha vinto tranquillamente Se a tu Bologna. consideri che i punti che il Bari ha perso a Livorno e a Siena, 5 punti, il Bari oggi sarebbe assolutamente, ma senza strafare, sarebbe in In Coppa corsa UEFA, per la Coppa l'Europa. UEFA. Invece è un obiettivo che diventa irraggiungibile per certi versi, però insomma, quello che dispiace è che una squadra che era stata capace di catturare simpatie un po' dappertutto, insomma, adesso in qualche modo, per carità, la stagione, come ha detto Ventura, anche non si studi, la stagione straordinaria rimane. Però obiettivamente questo retrogusto amaro per quello che sta avvenendo, non solo per quello che sta avvenendo sul campo, ma anche per questa incertezza sul futuro, francamente c'è in questo momento. No, Questo è un nulla senza nulla togliere la stagione straordinaria dispiace del anche Bari, però un po' dispiace per le questo. 2000 unità della tifoseria che avevano raggiunto Siena, e non è una trasferta agevole. Poi sotto la pioggia del genere, alla fine diventa un fatto negativo, insomma. Peccato, insomma. Peccato, sentiamo se condivide questa nostra analisi uno dei protagonisti dell'incontro, peraltro è tornato a segnare, credo che sia il suo secondo gol in campionato, dopo quello con la Lazio, se non ricordo male, o con l'Atalanta, non mi Atalanta. ricordo esattamente, abbiamo collegato con noi Rivas. Ciao Rivas, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ciao. Che dirti, stiamo commentando questa partita, ma è una partita veramente strana, nel senso che il primo tempo il Bari sembrava potesse vincere 10-1, poi nel secondo tempo, questo è vero che tu a un certo punto sei anche uscito dal campo, quindi magari sei anche il meno indicato. Ma che succede secondo te? È successa più o meno la stessa cosa che era accaduta a Livorno. Che succede secondo te? Perché un Bari così da due volti, capace magari dall'impressione di poter dominare e poi alla fine perde punti in maniera abbastanza ingenua, se vogliamo. Che idea ti sei fatto, Rivas? Sì, no, io come avete detto, il primo tempo abbiamo fatto delle cose nostre, diciamo, di quello che sappiamo fare. Magari stavamo vincendo 2-1 e dovevamo chiudere la partita, non l'abbiamo chiuso. Poi il Siena si è rialzato, noi abbiamo lasciato di fare quelle cose che ci pagano, perché alla fine quando si è visto che quando noi vogliamo ottenere il risultato, non ce la possiamo fare, dobbiamo sempre andare a fare male, a fare gol, e queste sono le nostre forze, però penso che abbiamo sbagliato un po' in quello, pensavamo che avevamo la partita in mano e alla fine no, non era così. Senti, senza nulla togliere, lo ripetiamo, noi dobbiamo fare sempre questa premessa, che il Bari comunque si è salvato con un mese e mezzo d'anticipo ed è già questo, anzi 2 mesi d'anticipo, e già questa è una cosa di per sé eccezionale. Però, alla fine, anche per quello che sta avvenendo nella cosiddetta zona dei sogni, non credi che il Bari davvero stia sprecando l'opportunità di fare qualcosa che sarebbe stato di storico? Perché se tu consideri che il Bari i punti li ha persi con Livorno e col Siena, se consideri che davanti un po' le squadre hanno rallentato, non credi che sia un'occasione persa quella? Perché il Bari ad oggi poteva essere assolutamente in lotta per il posto in Europa League. Sì, certo, c'è il rammarico anche di noi, veramente, perché sappiamo che va bene, l'obiettivo nostro era quello della salvezza, però poi dopo quello continuare a fare quello che stavamo facendo, niente di che, no, no,
altri obiettivi, però continuare a fare quella cosa importante che stavamo facendo, giocando come si stava giocando, facevamo partita contro di tutti, più che altro le prestazioni è quello che noi ci importava. Sì, va bene, penso che quel secondo tempo, tanto del Livorno come sì. ieri, è stato un po'... abbiamo calato, non so se... Perché? No, veramente non saprei dire se si è inconsciamente, abbiamo lasciato stare, no, non saprei dire qual è il motivo. Senti, ma è vero che ieri Ventura era così incazzato che non è pure entrato negli spogliatoi a fine partita? No, il mister sì, c'ha le sue cose, come tutti, però anche noi sappiamo che lui ci voglia bene. E anche queste cose ci fanno arrabbiare anche tutti. Noi eravamo anche, sapevamo che era anche un'altra possibilità che di stare lì vicino, di poter lottare per qualcosa di importante, però alla fine siamo rimasti senza di niente. Però questo ci serve, dobbiamo ancora continuare, c'è un mese davanti che dobbiamo fare il meglio. Tra l'altro sai perfettamente che i tifosi primo. Del Bari terrebbero molto a vincere con Napoli, lo sai, no? Che questo i tifosi sì, ci tengono. Sì, quindi sì, insomma ci fanno sentire. Avete un modo per farvi perdonare abbastanza immediato, domenica prossima. Tu come stai? Perché anche ieri sei uscito, pare per un problema, un dolore al pube. Che questo problema si sta tormentando all'inizio, ormai da parecchie settimane. Come si risolve secondo te? Sì, veramente... Ieri ho sentito lì un'altra fita, mi sono sentito anche abbastanza male, la seconda giocata della partita, quindi sono stato un po', mi rallentava fino a che non ce l'ha fatto più e gli ho chiesto il cambio, quindi vorrei vedere questi giorni, farmi qualche studio, qualche cosa, perché ho sentito un po' dolore abbastanza brutto. Peccato, speriamo, perché questa... Per te poteva essere, si è dimostrato di poterci stare come in Serie A senza problemi, è stata una stagione piena di problemi, di infortuni, di questo, insomma, perché quando hai giocato hai dato l'impressione di essere perfettamente a tuo agio in questo campionato di Serie A, davvero un peccato non aver potuto vedere più volte Rivas in azione. Tu resti a Bari comunque in linea di massima, non hai altre, no? E questa no, può, no, no, io ora penso solo a curarmi a Bari, quindi... No, ho altri 2 anni di contratto, qua l'ho detto già altre volte, sto come a casa, veramente ci fanno sentire bene, sono stati 2 anni incredibili anche come l'anno scorso, quindi sì, peccato per questi infortuni che veramente mi hanno fatto stare male tutto l'anno, di rientrare, uscire, penso che se sto bene posso essere anche molto importante per la squadra. Ce ne siamo accorti. Un abbraccio Rivas, a presto. Un abbraccio. Ciao, ciao. Grazie, grazie a Benito Rivas. Insomma, in effetti quando prende palla Rivas è un piacere già vederlo. No, ma perché è un giocatore con quelle caratteristiche, con quei momenti in cui sente queste fitte, è chiaro che ha difficoltà pure nelle ripartenze. Però c'è da dire, tornando, facendo un'analisi veloce della partita di ieri, ci dobbiamo rendere conto che come seconda e terza linea non abbiamo niente. Che nel momento in cui ti mancano Donati e Almiron, sì, però nonostante davanti, quello sì, tanto sembrava ha portato agli avversari, insomma, per vincere queste partite credo che bastasse persino un molto paio di poco, no, molto poco. C'è un amico in linea, poi faremo ascoltare un'intervista a Perinetti, perché ripeto, ci sono due cose in questo momento antipatiche: il modo in cui Bari sta perdendo molti punti, direi, in una fase che poteva essere, come dire, anche sfiziosa della stagione. E poi questa incertezza legata al futuro societario, davvero io credo che noi abbiamo il futuro anche di Perinetti a Bari, abbiamo un po' l'abilità nel complicarci la vita anche nelle stagioni migliori, era già successo lo scorso anno con la Querel Conte, però c'è un amico in linea, pronto?